Ciao ragazzotti, benvenuti, siamo di nuovo qua con le nostre apine, c'è movimento, fin troppo secondo me, non so, forse sono un po' in mezzo alle scatole, mi sposto perché qua si accumulano, si accalcano, appena esce un pochino di sole tra nuvole e sole, tra nuvole e lenzuola, guardate là, c'è praticamente qualche sprazzo. Qua fa molto freddo, beh, comunque siamo a febbraio, dobbiamo anche accettarlo. La situazione è quella che vedete, questo qua è il meteo qua dalle mie parti. E c'è intanto qualche raggio che batte contro le armi, comunque loro hanno il loro riferimento, appunto il sole, e quindi escono, appena vedono un po' di luce ci danno dentro, e ci danno dentro anche bene, vedo, perché se notate, guardate questo tipo di polline che stanno portando, non so se si riesce a mettere a fuoco abbastanza, è molto chiaro, un polline quasi sul bianco addirittura, non è, aspetta sono un po' in mezzo alle scatole, non è un polline diciamo giallissimo, perché magari è un tipo di fiore che non so, adesso non mi ricordo le fioriture, però è un polline molto 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 bianco, ce n'è in abbondanza e lo portano proprio, ne portano proprio a quantità industriali, guardate che roba. Ero quasi tentato a dare un'occhiata, a aprire qualche cassa per dare un'occhiata all'interno, ma non mi fido ancora e non voglio rovinargli praticamente la copertura di propoli che hanno creato tra il tappo e l'arnia, diciamo tra il coprifavo e l'arnia, quindi non mi fido. Infatti anche qua gli avevo messo un po' di nastro, perché comunque quest'arnia qua non era il massimo della vita, e allora ho preferito dargli un giro di nastro per evitare che magari ci sia qualche spifero d'aria. Questa qua è un'ape, guardate, faccio uno zoom se riesco, non so se si può vedere, è un'ape, sono tutte piene di polline, sono contento perché vuol dire che comunque c'è covata e diciamo che comunque l'andazzo dovrebbe essere a posto. Sono tanto curioso di sapere che cavolo c'è lì dentro, aspetterò una giornata bellissima di sole quando ci sarà una temperatura per cui si può, qua è così, adesso lasciate perdere, vi ricordate che vi dicevo già negli altri video che questo termometro qua fa un po' schifo, però adesso poi lo cambierò, però comunque ci sono 25 gradi più o meno fuori, 12 gradi è quasi azzeccato con i 12 gradi, perché comunque ci saranno 12-13 gradi, io sono fuori in pigiama da matti, però vabbè, sono venuto giusto per farmi sentire un po' con le api, farmi vedere qual è la situazione. Vabbè, il via vai c'è, le api le vedo abbastanza decise, sembrano abbastanza sane, ho fatto caso a qualche ape che c'è qua che si può vedere sull'arnia, ne ho osservate un po' e non ho visto api con punti di varroa, e questa è già una cosa positiva, vuol dire che i trattamenti che abbiamo fatto nei video precedenti che avete visto sono andati a buon fine, cioè hanno avuto dei buoni risultati. E adesso niente, adesso aspettiamo le belle stagioni per partire, ci vediamo con i video nuovi che farò e poi si ripartirà, vedremo altre cose. Sicuramente ci sarà, ripeterò sicuramente qualcosa per qualcuno che magari ha bisogno di risentire queste cose, tipo arnie, prime famiglie, queste cose qua, o se no può andare a vedere il piccolo corsettino, via, un infarinamento di come iniziare con l'apicoltura sui video che ho fatto tempo fa. E boh, non ho nient'altro da dire. Questa qua è la situazione che c'è qui da noi e adesso aspettiamo giorni migliori. Ah, tra l'altro adesso dava pioggia oggi e si può notare che comunque non è proprio il massimo della vita, arriva un bel tempicino brutto. Però la cosa che non mi è piaciuta tanto è quella che degli abbassamenti di temperatura, ma qua da queste parti si parla di un meno 10. Sicuramente loro ci stanno dando dentro, si stanno preparando, lo sanno, che spero che lo sappiano che questa situazione sta precipitando a bassa temperatura, stanno portando polline e quindi per la covata, si vede che c'è della covata, sicuramente ci sarà. Va bene, dai, ci vediamo nel prossimo video, audio video, alla prossima, bye bye.
Ciao ciao.